Tornando agli oggetti buoni. Che sono pochi, no, assolutamente. Oggi sembra poco. Che non so nessuno, se tutti o nessuno. Cioè, alla fine, in realtà, è tutto politico il discorso. Io cerco di evitare in generale la cosa della politica, è più sulla cosa di relazione. Se vogliamo chiamare quello politica, è più una politica come quello concettualizzato di Aristotele, diciamo la politica di un animale razionale. Noi ci rendiamo conto che noi siamo connessi, in qualche modo siamo connessi. Quello che faccio io avrà un impatto su di te, in un modo diretto o indiretto, non so. Invece magari ogni atto ha influenza, ogni atto è politico, perché è la relazione. Sì, in poche parole quello, sappiamo che noi non possiamo più, sapendo questa connessione, in un mondo globale, con queste file logistiche che attraverso il mondo, che abbiamo visto negli ultimi anni, cosa è successo con la globalizzazione, questa iper-interconnessionalità tra il mondo, tra ogni paese, allora vediamo che tutto veramente è connesso. Se succede una cosa, crolla tutto. Molto pericoloso, ma ci dà tanti benefici. La cosa è che noi non possiamo più concettualizzare le tecnologie come lo costruisco, lo butto nel mondo come un prodotto e lavo i miei mani, perché non è più così. Non è mai stato così, ma adesso ci rendiamo conto che avrà un impatto. Diciamo, quelli che stanno cercando di creare le tecnologie di geoingegneria, quello sono tecnologie che avranno un impatto direttamente a livello globale. Come, cioè, chi decide? Chi decide? È un problema di valore, di scelta del valore da perseguire, da portare avanti. No? Ma chi lo decide? Chi lo decide? Chi lo decide? No, io non posso darti il singolo, posso decidere, da soggetto al capitalismo posso decidere cosa comprare o no. Ma anche lì sono limitato, perché se non ho i soldi non posso più decidere. Certo, assolutamente. Non posso decidere niente se non ho i soldi. Ma sembra che la responsabilità può essere del singolo a questo punto. Nel senso che è anche del singolo, però infatti io volevo chiedere a lui se invece è colpa della tecnologia, dell'oggetto, o il sistema complesso. Sempre colpa dei umani. Mai, sì, mai umani, ammesso che ci sia una colpa. I umani sono un sistema complesso, che è superiore alle parti, no? Che sono gli umani. Sì e no, quindi, dipende dal punto di vista. Ci sono alcune, non voglio iniziare a essere troppo filosofico, usare vocabolario filosofico. No, perché ci sono alcune ontologie che dicono i parti sono più grandi del complesso, che ogni parte è un mondo in sé, interconnesso con tutt'altro. Il complesso è troppo semplice, è una riduzione verso l'alto. Devi esploderlo da dentro, diciamo, questo è un altro modo di guardare l'ontologia. E come diciamo, si chiama? Esplodere il complesso per vedere i parti e vedere come tutto è interconnesso con tutt'altro. Con la moneta liquida. Sì, sì. Bauman. Sì, è connesso con il suo filosofia di la modernità liquida. Si chiama object-oriented ontology, ontologia orientata verso gli oggetti, diciamo, la cosa specifica. Non ridurlo verso su, non ridurlo verso giù, diciamo guardare tutti in interconnessione. È un'ontologia, ma un'ontologia non significa un'etica. Diciamo solo, questo è così, non vuol dire dovrebbe essere così. Non possiamo fare quel salto, è un errore grandissimo nella filosofia. Diciamo di dire, questo è così, allora dovrebbe essere così. No, arriva il punto che, allora che dobbiamo fare? Chi deve farle. Se è vero che la tecnologia, come tu la concepisci, ci costringe a guardare le connessioni, cioè la qualità delle relazioni che instauriamo con gli altri, con l'ambiente in generale. Allora, come costruiamo un noi che non sia ideologico, cioè astratto, un noi, 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 un noi che sia responsabile davvero di qualcosa e non un noi, di un soggetto generico che poi è ambiguo, no? Perché... No, io quello non è il compito che cerco di insegnare a ingegneri. Io cerco di insegnare a ingegneri che il fatto che quando costruite qualcosa avrà un impatto su più dell'utente. Si può diffondere facilmente, particolarmente in un mondo globalizzato, e avrà un impatto su persone che non hai considerato. Allora, già quando tu ti sedi a pensare di costruire qualcosa, tu devi cercare di capire
che sono i valori di chi, come loro concepiscono questi valori e come io posso integrarlo nel design. Non devi cercare la perfezione, infatti devi evitare a cercare la perfezione, che quello blocca l'innovazione. Tu devi cercare il progresso e devi lasciare aperto le tecnologie, aperto nel senso che se emerge qualche problematica, noi riusciamo di prenderlo e di portarlo nel spazio del design, di aggiornarlo, che tante delle tecnologie di informazione ci possiamo fare questa cosa, infatti facilmente. Una Tesla si fa aggiornamenti mentre che stai guidando, quando scoprono qualche errore, per esempio. Le nostre telefonini fanno la stessa cosa. Quando parliamo di questa cosa dobbiamo cercare di evitare l'ideologia, perché l'ideologia ti porta a questa concezione di perfezione. No, io dico sempre, lo metto sopra, sempre i miei slides, progresso non perfezione. Perché se cercate la perfezione, di cercare di includere tutti, includi tutti, includi nessuno, stessa cosa. Se togli l'ideologia, l'etica però... No. Allora è una domanda. No, se toglio l'ideologia si aumenta l'etica. L'ideologia è una riduzione del mondo, dicendo che il mondo è così semplice. E basta, è semplice, è questo quadro, e l'etica va oltre quella cosa lì. È complesso. Chi ce l'ha data? Come? E chi ce l'ha data? Dio. L'etica universale Dio non può essere dire... fondata senza Dio, se no devi andare in relativismo, non puoi accettare nient'altro, non c'è un compromesso. Ti temi un Dio come un fondamento assoluto, cioè un po' l'Aristotele, non tornare indietro all'infinito. Tu, sì, tu devi avere un momento in cui... assoluto, se no sei relativistico. Non esistono diritti umani senza Dio. Okay. In un modo assoluto non esiste. Non puoi sostenere altre posizioni che questo. Okay, okay, perché bene. Chi dà diritti... Tu dici, io ho il diritto. Chi ti ha dato questo diritto? Lo Stato? Se lo Stato dice di no, non ce l'hai più. No, quale Dio? La causa delle cause, e basta. La causa prima della causa, la causa senza causa. In senso aristotelico. Sì, deve avere una causa senza causa. O spinoziano, causa sui. Sì. Ma più per evitare forse quel regresso all'infinito, sì, che se no... Perché se fai il regresso all'infinito, che non è sostenuto nemmeno dalla scienza, in realtà... Certo. Ed è quello che porta all'universalità. Sì, perché se non hai l'universalità non hai i diritti umani. Diritti umani, e basta. E se vuoi sostenere i diritti umani, se vuoi sostenere un concetto di dignità, devi avere questa fondazione. Se no, ciao. E quando si dice riduciamo nel postmodernismo che ha definito il XX secolo, certo, e il XXI secolo. Bravo, Steve, in cui ci troviamo adesso e ci troviamo nei guai per la colpa dei filosofi del XX secolo. Noi ci troviamo in questa situazione adesso per colpa di quelle ideologie. Ma stai a dire che è colpa mia? Ma... Sì! Chi si fa fautore di questa universalità oggi? L'Occidente? Sì, direi di sì. E direi che quello è il successo dell'Occidente. Ma anche questa idea emersa nell'Occidente di un Dio... Quello è quello che definisce l'Occidente. Non si può capire che cosa sia l'Occidente, l'Occidente, ma non le altre. No, culture. Non le altre. Il resto è il problema della relazione, sì, con le altre culture. Quindi per me il problema dell'etica non è perché è iscritta nel cuore, ma per come ci poniamo il problema di come connetterci, di come stare in relazione. Dobbiamo cercare a comunicarlo. Quindi no? È un processo, non è qualcosa di universale precostituito. Io penso di sì. Cioè, allora, il fatto è che io so che ho la dignità e per questo so che tu ce l'hai anche, diciamo, a livello fondamentale. Non vuol dire che non ti uccido, perché può capitare. Salvo. Se tu cerchi di oppressare la mia dignità, io ho il diritto di difendermi. Certo. Essendo buon americano abbiamo il nostro modo anche di farlo. No. No, però chi le dice che hai il diritto? Se non hai il diritto c'è solo potere. Omni lupus, ok, vabbè, potere più forte. Sì. Che altro potere c'è? Che non, esatto, e quello non funziona a livello biologico in realtà. Tanti pensano è l'uomo più forte che quello che domina, non è vero. No. Diciamo, tutti gli studi dicono che quello... Cioè, l'essere l'organismo che si adatta meglio. E che cos'è l'adazione migliore? Sì. L'adazione migliore è la reciprocità, diciamo, di scambiare. Sì, esatto. È quello. Lo scambio perché... migliore con
l'ambiente circostante. Però sì, secondo me il punto è che questo anche, diciamo, tendenza verso un, se non magari un bene, almeno un meglio, mettiamola così, però è una cosa che costruisco. Esatto, cioè che si dà all'interno di un processo relazionale. Se no sarebbe un po' quasi come dire vado a vedere dietro le quinte com'è la verità, anziché appunto una cosa che emerge in un certo senso, che si co-crea in questo no senso. Vediamo con le scimmie, per esempio, uno dei più grandi studiosi delle scimmie, le bonobos. Bonobos, sì. E allora mitologico. Questo è The Wall, allora il più grande studioso di queste scimmie. Allora lui ha notato che quelli che usavano la forza o la violenza, loro sì, per un po' di tempo riuscivano a prendere il potere nel tribù. Appena che erano indeboliti un po', quelli che erano meno potenti si univano tra di loro e lo uccidevano, e lo strappavano a pezzi. Chi aveva successo tra quelle piccole tribù sono quelli che cercavano di dare, non di prendere. È tutta la storia umana che è così. Sì, e questa è una cosa proprio dentro. Questa ma è cosa Dio. Dentro. Però è una forma di collaborazione. Sì, quello questo. È Dio. No. Sì, certo che quello è Dio. No, il Dio è il, è il Logos. In due modi. No, perché il Dio è la cosa assoluto. Esatto. Diciamo, è l'esistenza, è essere. Io sono chi sono, è quello, è okay, l'essere. Ho capito. Sì, è proprio un concetto filosofico. Ah, capito. Sì, è la causa che non ha causa. Sì. Sì. Diciamo, è la cosa che oltre l'universo, oltre il che tempo. Però è un Dio statico, non una forma processuale, dinamica, in questo senso che si concrea nella relazione. No, tu lo metti come una cosa. Non so, sono come. No, allora io non voglio. Non sono teologo, allora non riesco a dire. No, se tu mi chiedi in questo momento, io dico di sì, può essere anche di no, non so come pensare di più. Se, dirò una cazzata. Sì, sì, assolutamente no. Immagine del logo di Condirsi, che c'è una forchetta che fa punto esclamativo e poi c'è un coltello che fa un punto interrogativo. Quindi si finisce sempre con una domanda. La domanda è: quale domanda potremmo farci per, usciti di qua, continuare a pensare insieme? Quante persone potete convincere a comprare il libro? Una meno seria. Domanda meno diciamo, seria. Come possiamo comunicare a delle persone che verranno intrappolate in queste narrazioni semplici, qualsiasi narrazione semplice, che sempre in un modo o l'altro si ritorna alla tecnologia, visto che è così iper interconnesso con le nostre vite. Allora, per farli vedere delle sfumature, e vuol dire che anche le soluzioni, che non saranno mai perfette e non dovrebbero mai essere mai perfette, avranno anche bisogno di abbastanza sfumature per portarci più verso le soluzioni alle nostre grandi sfide.